Nel 2011 i piacentini hanno puntato sul gioco d'azzardo 335 milioni di euro, un dato allarmante nonostante si tratti della fetta più piccola della torta composta da ben 6 miliardi e 340 milioni spesi dai residenti della regione Emilia-Romagna. Cifre impressionanti nonostante Piacenza occupi l'ultimo posto della classifica stesa dal Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d'Azzardo del Centro Sociale Papa Giovanni XXIII e divulgata oggi dal sindacato CISL per rilanciare l'importanza di una legge contro il gioco d'azzardo che prevede anche un obbligo di distanza di 500 metri tra i casinò e i luoghi pubblici. Secondo il sindacato ogni abitante dell'Emilia-Romagna spende annualmente 1.840 euro nel gioco. Nel giro di 3 anni le donne dedite al gioco, comprese nella fascia 55-64 anni, sono passate dal 21 al 45%. Un'abitudine che si sta consolidando in maniera preoccupante anche tra i giovani, la fascia è quella tra i 15 e i 19 anni, il 42% di loro ha confidenza con i videopoker. Il provvedimento sarà discusso domani in regione, dove si riunirà la Commissione 4 dedicata alle politiche per la salute e alle politiche sociali.